Sì, io sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi sono particolarmente felice, ma allo stesso tempo ansiosa, ma a breve vi dirò il perché. Prima di tutto voglio sapere cosa ne pensate della nuova intro, perché ragazzi dovete sapere che esattamente 2 anni fa, il 7 febbraio del 2020, ho aperto il canale, quindi si può dire che il 7 febbraio è il compleanno del canale Valentina Tamimoon e in occasione di questo ho deciso di cambiare un pochino la intro, per quanto mi sia veramente dispiaciuto abbandonare l'altra. Perché comunque c'era affezionata, ho pensato di crearne una nuova che rispecchiasse al 100% quello che è il mio canale. E essendo che appunto il mio canale è un pochino il mio diario di vita, penso che quest'intro si adatti meglio, insomma, a quello che è il contenuto di questo canale. Quindi spero vi piaccia e prima di ogni altra cosa al mondo fatemi sapere appunto cosa ne pensate della nuova intro. E tanti auguri al canale Valentina Tamimoon! Mamma mia, febbraio è un mese per noi di feste, di compleanni, di ricorrenze. Insomma, febbraio è un mese veramente molto molto speciale, molto molto particolare. Quindi chiusa questa prima parentesi e vi apro la seconda. Da oggi, 7 febbraio, hanno inizio le nostre collaborazioni. Quindi dovrei proprio dire benvenuti in questi vlog and time, proprio perché sono i vlog dedicati al periodo di San Valentino. È una fantastica idea che ha avuto Silvia del canale 8 sotto un tetto. Che tra l'altro ringrazio nuovamente per avermi reso partecipe di un'altra collaborazione e tra l'altro sono ancora più emozionata perché, come avrete intuito dalla copertina, questa volta abbiamo una collaborazione veramente, veramente grande a livello di canali. Perché? Perché, come avete intravisto nelle foto in miniatura, questa collaborazione è con Silvia, ovviamente di 8 sotto un tetto, Sara del canale Famiglia in Campagna, abbiamo di nuovo Luisa del canale Luisa Luca Chiavetta, abbiamo di nuovo Lucrezia del canale Lucri Love Home e abbiamo anche dei canali nuovi quali Ali del canale Ali e Family, Maria del canale Maria Adornis Family e infine abbiamo Alessandra del canale Alessandra V. Ma tanto, tutti questi nomi li trovate giù sotto in info box con il loro link corrispondente. E ovviamente, se vi fa piacere, vi chiedo anche di passare da loro per vedere appunto i loro vlog and time. Allora, questi vlog and time, questi vlog, iniziano oggi e staranno con noi fino al 15 di febbraio. Quindi, per ben 9 giorni avremo video consecutivi in collaborazione con i canali che vi ho appena elencato e sono veramente, veramente molto felice. Dunque, non sono sicura di riuscire a partecipare a tutti i video, nel senso che non sono sicura di riuscire a registrare e pubblicare video ogni giorno dal 7 al 15, per tutta una serie di motivi, di organizzazione, di tempistiche, ma sicuramente la maggior parte dei video in collaborazione li farò e poi magari non è detto perché io ogni tanto cambio, sono sorprendente, magari vi lancio la sorpresa e riesco comunque a farli tutti i giorni. Però vedremo adesso come si mettono le cose. Quindi, fatta quest'altra piccola introduzione, vi dico questo. Allora, oggi pomeriggio ho l'appuntamento per fare il nuovo tampone, il tampone di controllo che speriamo tanto sia negativo, perché se il tampone molecolare mi risulta negativo, io sono a posto e posso pensare ai corsi senza nessun tipo di problema. Se invece dovesse risultare positivo, vorrà dire che invece le date dei corsi prestabiliti, che vi ricordo che Gabriele mi ha regalato il corso per diventare makeup artist, verranno poi rimandate in non so esattamente se verso maggio, se a fine anno, se addirittura il prossimo anno, questo non lo so. L'unica cosa che so è che oggi faremo questo tampone molecolare per la seconda volta e che spero, prego con tutta me stessa, che sia negativo.
Posso respirare, ok. Allora, tra l'altro stamattina, scusate, porto gli occhiali perché sono stata troppo al telefono, troppo alla televisione, troppo al computer in questi 10 giorni e infatti ci vedo un po' così così, un po' di male agli occhi, un po' di mal di testa, ma dovuto alla vista, perché in realtà gli occhiali da riposo io dovrei indossarli molto più spesso. Dovrei indossarli soprattutto quando sto al telefono, quando sto al computer, quando guardo la TV, ma siccome a volte su queste cose sono una pigrona, sono proprio svogliata e non c'ho mai voglia di andare a prendere gli occhiali, non li metto e poi ogni tanto mi riduco così. Ma vabbè, prima di ogni altra cosa al mondo, io devo andare a fare colazione e questa volta per colazione ho voglia proprio di una bella spremuta d'arancia e basta, senza nient'altro vicino. Stamattina mi sono proprio svegliata con la voglia di bermi una buona spremuta, quindi andrò a bere quello. Dopodiché faremo un po' di faccende domestiche. Anche perché, come ben sapete, adesso ogni qualvolta che pulisco disinfetto bene tutto con l'alcol e vorrei pulire la cucina. Quindi stamattina faremo questo. Dopodiché dovrei lavarmi i capelli e torneranno più verdi, cioè non torneranno. Come parlo pure io, diventeranno più verdi? Questo non lo so, ma li devo lavare assolutamente perché, ragazzi, cioè, non stanno neanche più. Oggi mi vedranno quando uscirò con i capelli verdi. Mi tocca uscire con i capelli verdi. Dai, che se risulto negativa, faccio la tinta viola. La vado subito a comprare, faccio la tinta viola e mi tolgo questo verde dai capelli. Comunque. Quindi facciamo queste cosine qua, poi mi lavo i capelli e poi ci prepariamo appunto per andare a fare il tampone molecolare. Io direi di partire e fare colazione. Piccola premessa, sono le 8:30 del mattino, quindi abbiamo un bel po' di cose da fare prima appunto di uscire di casa. E sarà una gioia totale dopo 10 giorni, di più, dopo 12 giorni di isolamento, per voi sono 6 video, ma per me, credetemi, sono 12 giorni lunghissimi e noiosissimi. Finalmente potrò mettere il mio musino fuori dalla porta di casa, quindi sono un attimino un po' emozionata per questo. Sembra poco, ma vabbè, io mi emoziono anche per piccole cose.
ragazzi, allora, penna, la mia penna personale per compilare il modulo, così non vado a toccare nient'altro. Aspettate solo che la metto nella tasca. Ok, poi la nostra mascherina FFP2. Ok, e infine mi vado a mettere i guanti. Questo perché comunque vado in un posto dove vanno persone probabilmente positive, visto che si tratta di tamponi, e due perché nell'evenienza che io sia ancora positiva non voglio assolutamente contagiare nessuno, neanche con il tocco della mia mano, e quindi vado a mettermi i guanti. Detto questo, scendiamo di casa, andiamo a fare il tampone e speriamo in bene, ragazzi, vi prego. Però vi posso dire, sono veramente contenta di uscire di casa e respirare un po' d'aria fresca dopo ben 12 giorni, quindi sono veramente contenta. E guardate quanto sono verdi i capelli, adesso che li ho lavati, che li ho piastrati, si vedono ancora di più. Più li lavo e più spunta fuori questo verde. Vabbè, ho un look alternativo, mettiamola così. Ma adesso andiamo, sennò si fa tardi. Allora, salto temporale di un paio di giorni, perché è passato così tanto tempo, poi adesso ve lo spiego. Allora, in breve, diciamo che nelle ultime 2 settimane, dall'ultima volta che ho fatto il tampone, sono aumentate tantissimo le persone che sono andate appunto a fare il tampone molecolare. Quindi l'ASL è piena di analisi da effettuare sui tamponi, dei tamponi, di conseguenza hanno dovuto aspettare qualche giorno prima appunto di fare le analisi. Per quanto mi riguarda, dal momento in cui sono andata a fare il tampone, prima che analizzassero il mio tampone sono passati un paio di giorni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e, ragazzi, sono contenta di annunciare che sono negativa. Finalmente sono guarita, sono stata molto fortunata per quanto mi riguarda. Infatti sono molto grata al fato, al destino, per come sono andate le cose, per aver affrontato il virus nel migliore dei modi. Non vi nego che ci sono stati giorni in cui ho avuto proprio un crollo psicologico, perché comunque stare richiusa in casa, molto, per lo più all'interno della mia stanza, stando comunque sia male e avendo l'ansia dei giorni che passavano, che sembravano non finire mai, quindi a livello psicologico diciamo che è stato abbastanza difficile, ma comunque sia mi ritengo una persona fortunata. Sono grata comunque di essere guarita in un tempo in ogni caso breve, anche se è sembrata un'eternità, e soprattutto sono grata del fatto che non sono stata, a parte i primi 2 giorni, però comunque non sono stata poi così male e la mia ripresa è stata anche abbastanza veloce, quindi di questo sono grata e fortunata. E niente, ragazzi, quindi sono finalmente libera, sono guarita e sono contentissima, cioè sono veramente alle stelle. Dunque, io vi avevo accennato di non aver fatto la terza dose, in quanto avrei dovuto farla a dicembre, ma non ci sono andata per una serie di motivi. Soprattutto motivi legati alla salute, a delle visite, agli esami che stavo insomma facendo, ma questo lo sapete, perché sapete che ho fatto delle visite al reumatologo, degli esami del sangue approfonditi, sempre per la questione mani, che tra l'altro sono ancora qua, gonfie, polpastrelli gonfie, questo dito è gonfissimo rispetto a quest'altro, male, purtroppo questi dolori mi stanno accompagnando tuttora e dovrò poi ancora fare ulteriori accertamenti. Di conseguenza non avevo fatto la terza dose. Il mio Green Pass scadeva, è scaduto esattamente il 31 di gennaio.
Ora, tolto il fatto che comunque non era più valido appunto per via della mia positività, però insomma, in ogni caso io in questo momento sono senza Green Pass. Proprio ok, però insomma, entro un paio di giorni dovrebbe arrivarmi anche poi il rinnovo del Green Pass. Allora, per chi come me non ha fatto la terza dose, ho chiesto all'ASL come funzionasse, nel senso, mi è arrivato un messaggio dalla mia regione, dalla regione Piemonte, dicendomi che mi sarebbe stato inviato un nuovo Green Pass valido fino al 19 di ottobre, con appuntamento per la terza dose il 23 maggio, o il 22, non mi ricordo bene, comunque sia a maggio, verso fine maggio. Io ho chiesto delucidazioni all'ASL e mi è stato detto: in realtà molte persone ci dicono di aver ricevuto questo messaggio, però non è proprio così. In primis perché il Green Pass che ti arriva non dura 9 mesi, come scritto appunto nel messaggio della regione, ma dura solamente 6 mesi. Seconda cosa, tu avendo fatto il Covid è come se tu avessi fatto la terza dose, quindi in realtà tu la terza dose non la devi andare a fare. Al massimo ci sarà il richiamo per la quarta. Quindi, boh, questione terza dose risolta, il Green Pass, quindi questione Green Pass risolta, mi arriverà poi quello nuovo a breve. Rimane solamente un dubbio. Io dovrò fare poi la terza, la quarta, non lo so, anche perché a quello che si dice, a quello che ho sentito, a quello che ho letto, insomma, si sta vociferando che il Super Green Pass di adesso sarà illimitato fino a data da definirsi, in quanto comunque stanno valutando di non effettuare la quarta dose. Ora, non lo so. Io, credetemi, ho una confusione in testa su tutte queste cose, tutte queste informazioni, notizie, perché un giorno dicono una cosa, un giorno ne dicono un'altra, insomma, non ci ho capito granché. L'unica cosa che ho capito è che A, sono negativa e sono libera, B, non devo fare la terza dose, per fortuna, ragazzi, credetemi, per fortuna non devo fare la terza dose, e poi ve lo dico, in confidenza, ma non è che io sia molto propensa a fare un'altra dose di vaccino, eh. Due, secondo me, sono più che sufficienti per quanto mi riguarda. E quattro, ho il rinnovo del Green Pass. Non so se sono andata in ordine o se mi sono persa. È possibile che io mi sia persa, però insomma avete capito. Quindi, sono contentissima, sono emozionatissima e questo fortunatamente vuol dire che posso partecipare al mio corso accademico di Makeup Artist senza nessun tipo di problema. E per quanto riguarda il corso, vi dico che sono sia emozionata e sia ansiosa. Non vi nego che ho un po' d'ansia, però sono sicura che sarà meravigliosamente bello e l'ansia mi passerà non appena io siederò al banco dell'Accademia. Vi faccio ancora l'ultima parentesi perché questa è una notizia molto molto bella che voglio condividere con voi. Gabriele è stato assunto in un'azienda farmaceutica qui vicino a Torino come operatore chimico. Finalmente è riuscito a coronare il suo sogno di lavorare nel suo ambiente, quindi nell'ambiente chimico e alle stelle. Gli hanno fatto un contratto momentaneamente di 3 mesi, quindi lavorerà lì fino al 30 aprile. Il lavoro sta andando molto bene, lui è molto soddisfatto, è molto contento, gli piace l'ambiente perché comunque mi diceva che i colleghi sono. Ci sono persone più grandi con esperienza che lavorano lì da anni, ovviamente tutto quanto, ma ci sono anche molti ragazzi nostri coetanei, no? Dai 20 ai 30 anni. Lavora su turni, quindi fa una settimana mattina, una settimana pomeriggio, una settimana notte, però insomma è contento. Detto questo, ragazzi, allora per oggi è tutto e non mi rimane che dirvi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto e mi raccomando, commentate, cosa molto importante perché ci tengo ad avere un dialogo con voi. Noi ci vediamo domani per un nuovo Vlog in Time, un bacione grandissimo, ciao a tutti!